Il paradiso delle signore 7, 31 marzo, Gemma rivede Marco. Al paradiso delle signore 7 venerdì 31 marzo si concluderà una settimana ricca di avvenimenti, le anticipazioni della puntata annunciano che in primo piano ci saranno l'invito a cena di Roberto, Filippo Scaraffia, a casa Colombo e l'arrivo inaspettato di Marco, Moisè Curia, a Milano. Non mancherà lo spazio dedicato ad Adelaide, Vanessa Gravina, che si riconcilierà con Matilde, Chiara Baschetti, e a lei confiderà di provare dei sentimenti seri per Marcello, Pietro Mosotti. Elvira, invece, darà una nuova possibilità a Salvatore, Emanuele Caserio, ma a patto che il ragazzo la aiuti a superare l'esame di guida per rimediare ai suoi errori. Infine ci sarà un altro colpo di scena con Maria, Chiara Russo, che scoprirà nel peggiore dei modi la verità su Vito. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di venerdì 31 marzo raccontano che dopo aver parlato con Gemma, Ezio e Veronica decideranno di invitare a cena Roberto, la signora Zanatta e il suo compagno. Infatti, si renderanno conto che la cosa migliore da fare sia dare all'uomo che sposerà Gemma la possibilità di farsi conoscere e la cena sembrerà la soluzione più giusta. La signorina Zanatta sarà decisa a voltare pagina con il passato e guardare a una nuova vita con il pubblicitario. Ma all'improvviso tutto sarà sconvolto dall'arrivo inaspettato di Marco. Il giornalista, infatti, tornerà a sorpresa a Milano e Gemma non potrà fare a meno di porsi tante domande su questa decisione improvvisa. La puntata del Paradiso delle Signore 7 di venerdì 31 marzo vedrà protagonista anche Adelaide che accetterà la proposta di Tancredi e darà una tregua a Matilde. La contessa si riconcilierà con la donna e deciderà di confidarsi con lei, ammettendo di provare dei forti sentimenti per Marcello. Sarà tempo di chiarimenti anche per Elvira che accetterà di dare una seconda possibilità a Salvatore ma solo a patto che il suo amico la aiuti a superare l'esame di guida per prendere la patente. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che nella puntata di venerdì 31 marzo Vittorio sarà felice di vedere Maria e Francesco lavorare insieme in perfetta sintonia e ottenere dei grandi risultati. Questa collaborazione potrebbe rivelarsi molto importante per portare ancora più successo in futuro. Per Maria, tuttavia, le novità non finiranno qui perché proprio quando Vito si convincerà di rivelarle tutta la verità su di lui, la signorina Puglisi scoprirà da sola tutte le sue bugie e lo farà nel peggiore dei modi. Orice crestine pentru tine, fie egoista liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun...